Allora, siamo con Michele Sergi in questa seconda puntata, diciamo, della rubrica Cuore da Ex. Dopo aver sentito Cristian Pazzi, quindi un ex abbastanza recente, torniamo un po' più indietro negli anni. E abbiamo con noi oggi Michele Sergi. Ciao. Salve, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Che a San Benedetto ho ricordato tantissimo, cioè ci sono in diversi posti di San Benedetto, c'è cioè una foto. Parrucchierie, bar, che lo ritrae. Calendario. Quelle del calendario? Quella è il calendario, Ce sì. l'ho anch'io. Se giri per San Benedetto, in diverse parti la vedi. Ti ricordi di che partita parliamo? Giocammo a Fermo quella partita contro la Monturanese, se non sbaglio, pareggiammo 1-1 e io feci gol di testa. Dai, Ok. sotto la curva praticamente pienissima di Ultras rossoblù, festeggiai il mio primo gol con la San Benedettese, era quello. Ah, quindi è proprio il primo, Sì, battesimo. era il primo, sì. Fu Ok. anzi molto, molto bello perché di testa, poi una torsione di testa che feci, insomma, fu un bel gol. Difficile. Sì, pareggiamo 1 pari, però, se non sbaglio, quella partita. Campo neutro, quindi non era San Benedetto. Eh sì, perché la Monturanese non aveva campo, quindi aveva un campetto piccolo, forse. Ok, allora niente, partiamo dalla prima domanda da San Benedetto, come ci sei arrivato? Perché in realtà tu facevi parte, se non sbaglio, eri della Viterbese, quindi scuderia di Gaucci, giri di giocatori, eccetera. E sei arrivato in Serie D quell'anno. Diciamo che quando te l'hanno detto, come l'hai presa di venire in Serie D? Conoscevi San Benedetto oppure un San attimo? Benedetto la conoscevo un pochino come città più che altro, non come tifoseria. È chiaro che poi venendo da, come hai detto tu, dalla scuderia Gaucci, ero in Serie A inizialmente col Perugia, poi mi mandò a Catania e poi in C1 e poi da Catania allo stesso tempo mi disse devi andare per forza a San Benedetto perché dobbiamo vincere il campionato. Io in quel momento diciamo non è che l'hai presi benissimo effettivamente perché fare un triplo salto, diciamo, all'ingiù e non è che fosse così bello, diciamo, no? E Certo. invece poi, meno male che ho fatto questa scelta perché poi si è rivelata vincente e fortunatamente, credo sia stato uno dei posti più belli, anzi in assoluto il posto più bello dove sono stato, da giocatore, insomma. Quindi diciamo che è stata una scelta inizialmente difficile, però poi è Sì, stata giusta, esatto. fondamentalmente. Che ricordi hai di Gaucci, sia Alessandro che Luciano, perché in quell'occasione, per esempio, come te la misero? Cioè, era obbligatorio venire a San Benedetto con termini perentori Ah, oppure. ti racconto un aneddoto. Io ero a Catania, avevo fatto la prima partita col Catania e la settimana successiva mi chiama di nuovo Gaucci al telefono. Lui usava chiamare alle 7 di mattina. Mi chiamò alle 7 di mattina, la segretaria dice c'è il presidente Gaucci che le vuole parlare. Ho detto, vabbè, chissà cosa vuole, no? Prima partita che avevo fatto col Catania. E niente, poi da lì mi disse, guardi Sergi, dice, ho deciso che deve andare a San Benedetto. Ho detto come? Che se mo sono venuto, ho detto a Catania, no? Ha detto no, non mi interessa, dice, ho deciso così, tu vai a San Benedetto. E io, ti ripeto, inizialmente avevo un po' delle remore, no? A scendere Certo. di categoria. E niente, poi in un primo momento dissi no, non me la sento di scendere ancora di categoria, voglio provare questa sfida con il Catania e poi vediamo cosa succede l'anno prossimo. E lui disse no, se non giochi... A San Benedetto non ti faccio giocare per 3 anni. Ha detto tu c'hai il contratto per 3 anni. Ha detto io non ci metto niente a farti star fermo per 3 anni. Quindi. Ho passato 15 giorni fuori rosa a Catania che mi allenavo da solo. Poi da lì ho deciso che forse sarebbe stato meglio andare via. Vabbè, dai, non ti sarai pentito poi, però la scelta è No, stata sofferta. assolutamente no. Dicevo, è stata la scelta più bella che abbia mai fatto, sinceramente, ve lo dico col cuore perché è la verità. Scusami, nel periodo, diciamo, d'estate, così, quando poi in Perugia, se non ricordo mai, faceva Intertoto, è possibile quegli anni Sì, lì. sì, sì. Tu E io hai ho avuto fatto. possibilità di giocare, Sì, io qualche rimpianto, cose esordire, esatto, dovevo esordire con lo Standard Liegi. del genere? Ero l'unico, diciamo, che poteva giocare perché c'era Bucchi come attaccante che aveva firmato da poco, solo che era in combutta con Gaucci e quindi difficoltà, sai come la pensava Gaucci, se non fai quello che dice lui, fuori rosa, e lo mise fuori rosa a lui. Poi arrivò Zampagna, che arrivò un giorno prima della partita praticamente, quindi non era
era disponibile, ma non il titolare di quella partita dovevo essere io. E sfortunatamente il giorno prima della partita con lo Standard Liegi mi feci male, mi stirai il quadricipite. Quindi avresti potuto debuttare in sì. Coppa. Diciamo, Cosmi sicuramente se lo ricorderà, voglio dire, non perché ero più bravo, ma perché ero l'unico attaccante in quel momento disponibile. Quindi dovevo giocare io, invece purtroppo non fu così perché mi feci male e giocò Zampagna apposta a quella partita. Quindi poi, però vabbè, è un ricordo positivo comunque di Gaucci, sì, sia del del finto che... Poi conosci tanta gente, ricordo benissimo Materazzi, Buchi, col quale dormivo insieme in camera, quindi momenti... Perché, guarda, mi dicevano dalla redazione che hanno ritrovato, poi magari te la facciamo avere, non lo so, bisogna parlare un po' con i ragazzi, però hanno ritrovato una foto tua di una cena qui a San Benito dove sei proprio tu di fianco a Gaucci, non so se era una cena natalizia, che comunque parlate, quindi abbiamo subito intuito che il rapporto fosse no, buono. No, dopo si è instaurato un rapporto eccezionale tra me e Lucianone, diciamo, è stato un rapporto bellissimo. Io poi ho avuto modo di conoscerlo con la Viterbese e quindi sapevo che tipologia di presidente mi aspettava, no? E quindi era già un po' preparato a questo. Però io di lui ho ricordi positivissimi, cioè è chiaro che a livello di personalità era uno che se non vincevi magari succedeva che andavi in ritiro e questo certo. Si sapeva, cioè io ero già queste cose le sapevo da Viterbo, era ferratissimo su queste cose, quindi sapevo come andava a finire, no? Se le cose non dovessero andare benissimo, quindi sapevo già come era la situazione sua e ci siamo trovati veramente, veramente molto bene con lui. Ok, passiamo invece a un altro ex Samb, che invece adesso è nella Samb, dietro una scrivania, che è Stefano Colantuono, saprai che fa direttore tecnico adesso. Sì, fa direttore tecnico alla Samb, quindi sta, diciamo, fa da raccordo tra la società e la squadra. Che ricordi hai invece di Stefano, soprattutto di quello che ha combinato poi nelle 10 partite successivi playoff? Ma io ricordo benissimo, lui era uno di quelli che il mercoledì mattina, lui sicuramente se lo ricorderà, veniva a mangiare a casa mia perché noi il mercoledì facevamo allenamento doppio, no? Quindi i ragazzi, diciamo, senza tornare a casa si fermavano. Allora io poi facevo da cuoco per tutti. Sì, il mercoledì erano tutti 5-6, insomma, mangiavano da me e con l'Antuono era uno di quelli, insomma, che puntualmente veniva, ci divertivamo, parlavamo, insomma, un ragazzo eccezionale, voglio dire, poi ha fatto la sua carriera e se lo merita tutto per quello che ha fatto. Lo vedevi fin da subito, fin dalla prima partita, che poteva fare allenatore perché l'hanno buttato nella mischia dal giorno alla notte. Già in Serie D quando è arrivato cambiò proprio la squadra, no? Ti ricordi in Serie D quando arrivò, lui arrivò un attimo dopo di me forse, no? Sì, io controllavo le tue statistiche, mi pare che tu hai debuttato l'ottava la nona giornata in Serie D, quindi sì, un bel pezzo là, non lo ricordavo. Sì, a ottobre se non sbaglio fu. Sì, esatto. E niente, lui arrivò un attimo dopo, però quando arrivò lui, cioè, cambiarono veramente le cose, perché personalità, sai, ti faceva sentire comunque importante, non solo magari al singolo giocatore, ma a tutta la squadra, anche il semplice ragazzino da De Luca, per dire, mi ricordo, ce n'erano tanti bravissimi ragazzi, no? Che con lui comunque si sentivano sicuri di quello che facevano, capito? Quindi ce l'aveva già come allenatore. E poi quelle ultime 10 giornate furono strepitose, perché... un miracolo praticamente. Credo che la Samba fosse in zona play-out quasi. Stavamo in zona play-out, le ultime 10 giornate, arriva il presidente, dice cambiamo un'altra volta, dice adesso diamo la palla, diamo la palla al nostro Colantuono, non gioca più, adesso farà l'allenatore. Poi in un momento rimasi un po', diciamo, spaesati, no? E invece poi lui entra nello spogliatoio, ragazzi, siamo questi, ci dobbiamo salvare, sempre così diceva, ci dobbiamo salvare, vinciamo domenica e poi ci divertiamo, diceva così, no? La prima domenica poi guardavo che avevi segnato tu a Imola, ti ricordi? Sì, 2-0. Sì, forse 2-1. 2-1. L'ho segnato, sì.
Però il primo gol della sua gestione l'hai fatto tu, quindi te lo ricorderai. Continuava sempre così. Giornata successiva, ragazzi, ultima partita, abbiamo bisogno di questi 3 punti per salvarci. Facciamo questi 3 punti e poi ci divertiamo. Mm. Insomma, andò così per 10 giornate. Le vincemmo tutte e 10. Fortunatamente andammo nei playoff e poi fu lì la storia bellissima con la Samba. Insomma, dai. Sì, sì, beh, vabbè, anche una bella squadra, dai. Poi nel tempo è arrivato qualche rinforzo, tu, altri giocatori che avevano alzato un po' la situazione. E vabbè, Parma ti ricorderai, no? Che casino, il delirio. Sia l'andata che il ritorno, ti ricordi? Perché hai giocato titolare in tutte e due le partite, se non sbaglio. Io giocai tutte e due le partite, ma fu lì non segnai nella finale. Non segnai, però mi ricordo che comunque, vabbè, ero uno di quelli che comunque sia, anche se non faceva gol, era uno che si impegnava sempre tanto, dava sempre l'anima quando sì, giocava. Sì, ma infatti, cioè, diciamo che a San Benedetto abbiamo avuto bomber sicuramente più prolifici di te, però tu sei più ricordato di chi magari ha segnato più gol, quindi un motivo ci sarà. E mi fa piacere. Sicuramente. Sì, sì, no, fu bellissima, bellissima storia, cioè, tantissima gente in curva, cioè, lo stadio proprio bellissimo di Parma, il Tardini, cioè, ti vedevi questa bolgia proprio di ultras rosso-blu. Sì, 7.000 se non sbaglio. Sì, 7-8.000 saranno stati, fu una cosa bellissima. Poi la festa successiva dopo in piazza, cioè, tante cose, tanti ricordi bellissimi, ma anche gli ultras stessi che ancora ricordo, voglio dire, ancora mi chiamano. Vedi, oggi per esempio mi ha scritto Adriano, com'era? Scintilla, ti ricordi? Sì, Scintilla? Sì. Mi ha chiamato, cioè, conosco di vista, so chi è. Sì, ti ha chiamato? Sì, sì, mi ha mandato un messaggio via Messenger. Insomma, sono veramente contento di averlo sentito. Insomma, ha fatto veramente piacere. Questo non succede solo con lui, ma con tanti ultras san benedettesi, insomma, che ancora mi ricordano, e comunque ancora io ricordo loro con affetto. Sì, guarda, ne ho dimenticato una cosa. Siamo già arrivati a Parma, ma in realtà la partita che ricordo io, perché era la partita lì, è con il Tivoli, se non sbaglio, dove segnasti 2 gol all'uno all'ultimo minuto, che fu il delirio, segnò il sorpasso, se non sbaglio. Era Latina? Sì, era Latina. Vincemmo 2-1 all'ultimo minuto con la doppietta. Latina. Fu veramente, veramente bello, insomma. Da lì poi cominciò proprio la scalata verso questa vittoria del campionato. Bello. Eh sì, vabbè, dai, sono bei ricordi. Eh sì. E niente, tu adesso che fai nella vita? Cioè, giochi, non giochi più, ovviamente? No, non gioco più, ma da un bel po' che non gioco più. Ho provato a giocare 9 anni fa, ma non ce la facevo col ginocchio, quindi ho mollato, diciamo, a 35 anni. Quindi, volendo, avrei potuto giocare qualche annetto in più, però il ginocchio purtroppo non me l'ha consentito. Ho ancora tuttora problemi di cartilagine, quindi non riesco a muovermi per bene, insomma, e purtroppo da questo punto di vista devo star fermo. Però comunque sia, tra il lavoro che faccio, perché ho una ditta di giardinaggio, e il pomeriggio che praticamente alleno i ragazzi, insomma, dell'età di mio figlio, 2008, Quindi diciamo che nel piccolo sei comunque rimasto in questo ambito qua, ragazzi, diciamo, con passione. Ho cominciato a portare mio figlio da Raimondo Marino, e non so se lo ricordi, ex giocatore Lazio, Napoli, insomma, ha giocato con Diego Maradona, quindi voglio dire, è uno che insomma, è fortissimo da questo punto di vista, è uno che il bambino... gli insegna tantissime cose a livello tecnico, quindi a me piaceva, e ho continuato con lui il primo momento a guardarlo, poi di nuovo a stargli un po' vicino, poi alla fine Raimondo mi ha chiesto di dargli la mano, e adesso sono 2 anni che praticamente alleniamo i ragazzi dell'età di mio figlio, 2008-2007. Ma sei tornato più a San Benedetto di vacanza? No, per mai? Dopo no, neanche una volta. Mi dispiace tanto questo, effettivamente. Mi piacerebbe un giorno ritornarci e passare dallo stadio, insomma, da tantissimo. Beh, adesso l'hanno rimesso a posto, lo vedrai un po' diverso. Bellissimo. Se hai visto le foto, è bellissimo. Anche il campo, il nuovo presidente l'ha sistemato come si deve dopo tanti anni.
Bellissimo. La Samp di oggi come la vedi? Cioè, la segui? Ti è capitato di seguirla, di guardare? Sì, no, chiaramente adesso un po' su internet, un po' da Facebook, sai, che postano insomma le vittorie, le ultime vittorie soprattutto, sai, le ultime giornate. È una Sammenettese che sta facendo, diciamo, il suo percorso, sa, è una società che comunque è ambiziosa, si sa, no? Che vuole andare in Serie B, è una società che comunque è lì in questo momento, perché mi sembra che sia a 5 punti, no? Sì, è dalla prima a 5 punti, la classifica è abbastanza corta, per la cui... classifica è cortissima, ci sono un po' di squadre davanti, però comunque già per dire domani con il Matelica potrebbe essere una situazione per accorciare ancora più, certo, la classifica, quindi io mi auguro sinceramente che i tifosi possano gioire di questa Serie B tanto attesa, insomma, no? E certo, sarebbe... da quest'anno possa... Magari vieni a festeggiare anche tu, chissà, prendi la macchina e ci raggiungi. No, ma assolutamente no, ci mancherebbe. Poi davanti comunque hanno dei giocatori, lasciamo perdere Sergi, insomma, hanno fatto... no. Sono giocatori importanti, però comunque per la Serie C come li vedi? Cioè, magari grossi nomi, così, giocatori... Hai Botta, hai Maxi Lopez, che comunque, no, sappiamo il suo percorso calcistico, e, insomma, è un bomber di qualità, insomma, no? E quindi le carte regola la Sammenettese ce le ha per fare un ottimo campionato. E speriamo, insomma, io mi auguro con tutto il cuore che possa raggiungere l'obiettivo, che è quello della Serie B, e più che altro per questi splendidi tifosi che adoro e che mi hanno sinceramente dato anche tanto affetto, quindi ci tengo particolarmente a salutarli e a ringraziarli per tutto quello che mi hanno fatto, e quindi auguro loro di poter gioire di questa presto, annata. Diciamo. Sì, presto, prestissimo. È ora ormai, dai, sono quasi più di 30 anni, per cui ci speriamo. Va bene, Michele, io ti ringrazio, concludiamo qua la nostra chiacchierata e buon tutto, buon anno, buon Natale, buone feste, visto che buon siamo Natale in prossimità. Ti ringrazio della disponibilità e ci sentiamo. Ci sentiamo a presto, buon Natale e auguri a tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao.